Ma io dico una cosa, ma dopo una vita che cantate, ma veramente ancora vi compiate le visualizzazioni? Cioè, perché state rovinando magari il mercato, il meccanismo, il proprio sistema, state rovinando dell'onestà su queste cose, su YouTube stesso? Perché comprare le visualizzazioni? Poi magari ci sta chi come me con l'onestà arriva e raggiunge milioni onestamente. Cioè, è brutto questo, perché non siete seri, non siete professionali per niente. Cioè, io mi vergognerei a comprare visualizzazioni per mostrare cosa? La gente è bello mostrare quello che si è realmente. È brutto perché state rovinando proprio il mercato, state rovinando anche state facendo passare la voglia anche a quelli che come me raggiungono le visualizzazioni milioni e milioni, cioè, capito? È orrenda sta cosa che vi compate le visualizzazioni, che così di colpo nel giro di qualche ora boom, 1 milione. Ma siete più onesti, dai, anche su queste cose. C'è un po' di onestà anche. Veramente, c'è un po' di onestà, almeno anche su questo, perché ripeto, è offensivo verso chi magari lavora onestamente, no? Visto che noi cantiamo e ci rompiamo il culo per arrivare a raggiungere i traguardi. Perché dovete passare per fenomeni quando noi tra artisti sappiamo che li avete comprati? Che li hai comprati? Dai, magari la gente non capisce e si fa ingannare da questi trucchetti che raggiungete i milioni così facilmente, invece no. Più falsi della vostra vita che avete intorno. Dobbiamo essere onesti in questo campo, ragazzi. Ma che è questo bordello? Comprate, fate, boh, non si sta capendo più niente. Avete rovinato proprio tutto, anche queste piccole cose. Il piacere di raggiungere milioni l'avete rovinato. Perché ripeto, noi ci arriviamo col sudore e voi comprate. Tu compri, boh. Vabbè, va. Un bacio. Gente, svegliatevi.